partiti. Cerca il compagno libero, prova il tiro. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Lucas Castro, attenzione, può tentare la conclusione. Molto lontana la sua conclusione e la difesa non si fa cogliere impreparata. Palla al centro, va su rimbalzo, il pallone è dentro. E non poteva mancare un'occasione del genere. Male la difesa, non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione, non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. Lucas Castro, e trova bene il compagno. Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. E trova il compagno. E c'è la rete! Una grande reazione, ora la partita si fa ancora più interessante. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Blasi. Attenzione al tiro. E il pallone finisce in rete. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Una potenza incredibile, un tiro fortissimo. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Occhio al lancio lungo. Rossi, l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo, si chiude così il primo tempo. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Se l'è bevuto, riceve in zona pericolosa, in posizione per il cross. Palla respinta. Aveva fatto tutto molto bene, tiro compreso, è stato davvero sfortunato a prendere il palo. La difesa riesce ad allontanare. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Ottima giocata. Conclusione. E decisamente fuori bersaglio. Lucas Castro. Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. Palla profonda a cercare lo spazio. Riceve un pallone interessante. Nulla da fare per il portiere, un gol bellissimo! E adesso possono tornare a controllare il match. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. La gioca largo verso il fondo. Un'occasione. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Decide di sfruttare la fascia. Cerca il tiro. Si salvano con il palo. Supera la linea, gol! E qui
questo probabilmente chiude ogni discorso. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. La difesa si è dimenticata completamente di lui. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Finisce così, non c'è più tempo. Non ci è dispiaciuto l'atteggiamento della squadra, però certamente ci sono degli errori che vanno corretti e anche al più presto. Una partita vivace in cui non sono mancate le occasioni da gol.